Niente vita in terra senza seme. Niente vita per il seme senza terra. Terra e seme si devono incontrare se si desidera vita. La terra è il cuore, la nostra mente, la nostra persona, quello in cui crediamo, quello che immaginiamo. La terra è quello che siamo dentro, è quello che mostriamo fuori, è quello che siamo. C'è terra che è strada terra pestata dalle usure del quotidiano, indurita dai tradimenti, ispessita dalle attese frustrate, terra che è strada, terra di passaggio, terra abusata, terra usata, mai riposata, mai amata, terra che è strada liscia, scivolosa, impermeabile, impenetrabile, terra che è strada di pensieri continui, di pensiero continuo di continue domande, di interiezioni, dubbi, sospetti continui. Terra che è strada di lavoro, denaro, dovere, impegni, responsabilità, tensione, ansia, senza riposo, senza Shabbat, senza pausa, senza una preghiera, senza un grazie, senza crescita di conoscenza, senza senso dell'assoluto, senza capacità di fermarsi e riflettere. Senza pace. Terra che è strada e sempre in salita. Strada cieca e sorda a tutto quello che non sia interesse economico, divertimento immediato, piacere effimero. Terra che non ascolta mai nulla, se non rumore e confusione. Terra misera e arrogante insieme. Ignorante e presuntuosa. Terra che è strada. Abuso di vita ripetizione rituale di pregiudizi, tifoseria idolatrica di questo o di quello, religiosità fanatica. Il seme è la parola di Gesù, le indicazioni potenti di Gesù, la sua sapienza, la luce della sua intelligenza a noi rivelata. Il seme è la parola del Maestro a noi annunciata dal Vangelo, parola che è Prevenzione al male, alle disarmonie, all'infelicità e al tempo stesso cura e soluzione, medico e medicina per ogni infermità e dolore. Questo seme cade sulla terra che è strada. Nulla entra, tutto resta in superficie. Nulla è ascoltato, compreso, accolto. Se nulla scende al cuore, allora, in tempi brevi, scendono gli uccelli, scende il maligno e se ne impadronisce con un morso, e tutto sparisce, tutto svanisce. È incredibile. Il maligno preferisce mangiarsi la parola di Dio piuttosto che lasciare che scenda nel cuore dell'uomo. Poi c'è la terra che è pietra. Terra di pietra è ricerca, determinazione, sequela delle leggi, accortezza morale, zelo intellettivo, coerenza etica. Terra che è pietra rigida, di paura di sbagliare, di doveri, di imposizioni subite, armature, di obblighi e convenzioni. È la terra rocciosa delle sicurezze acquisite da altri e invecchiate in se stessi, delle tradizioni spersonalizzate dal tempo e dalla storia. È terra piena di roccia e sassi, che sono le cristallizzazioni delle attese degli altri, di Cosa dirà la gente? Delle ipocrisie morali e religiose. È terra senza fondo, è terra senza terra, senza radici spirituali personali, amate, sofferte, volute, pagate, cercate. Quando il seme cade sulla terra roccia, cade in un terreno disponibile all'ascolto, al confronto, all'incontro, al dialogo, gioiosamente e democraticamente predisposto alla novità del momento, ma è terra senza radici, terra borghese, allineata e ben coperta, terra dove il seme non trova fondo, non trova scelta personale, non trova l'humus della costanza, non trova alimento nella fedeltà, anche durante le avversità e le persecuzioni. È terra di pietra, che dopo aver accolto la novità della parola di Gesù, è capacissima poco dopo di viverla come scandalo e pericolo, appena la parola chiede posizioni etiche ed economiche chiare, senza compromessi. È terra che, scandalizzata dalla parola stessa, ne diventa il nemico peggiore e per paura della persecuzione a causa della parola, diventa la prima fonte di persecuzione della parola stessa. C'è poi la terra di spine, terra buona, intelligente, fattiva, dalle ottime caratteristiche biofisiche, terra sveglia, emancipata, furba, attenta, mai addormentata, terra buona, molto buona, ma ricoperta di spine, soffocata dalle spine che sono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza. Spine che sono le preoccupazioni del lavoro, del vestire, della posizione sociale, preoccupazioni per la gestione delle relazioni, della carriera, del nome, dell'immagine, del successo. Spine che sono inoltre l'inganno della ricchezza che porta alla preoccupazione per l'acquisizione veloce e continua di beni, la gestione dei beni, il pericolo e il rischio continuo di perderli o di vederli diminuire. Terra buona dunque, sensibile e attenta, molto fruttuosa ma soffocata da preoccupazioni e ricchezze. E quando il seme della parola cade su questa terra, la parola di Gesù viene immediatamente soffocata, spenta, annegata, zittita, sedata. Alla fine c'è la terra buona, terra che ascolta, docile, umile, terra che comprende la parola la capisce e la fa entrare nelle proprie vene e nel proprio cuore. E così la parola, il seme, porta miracolosamente e semplicemente frutto, tanto frutto, sempre frutto. Un frutto di bene, di gioia, di benessere, di condivisione, di intelligenza, di creatività, di carità. E ogni terra darà frutto a seconda delle proprie capacità e ricchezze interiori. Chi darà il 100% della buona terra che è? Chi il 60%? Chi il 30%?